Nella Champions League 21-22 il Salisburgo ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale. Ma quali sono le storie più assurde di squadre che hanno raggiunto non solo i gironi, ma sono riuscite anche a passare il turno? Abbiamo selezionato per voi 5 storie di 5 squadre, ma scriveteci nei commenti se ne abbiamo dimenticate qualcuna. Allora partiamo! 5 squadre assurde che hanno passato i gironi di Champions. Dov'è finito il Depor? Probabilmente lo sanno soltanto i più nostalgici tifosi di Juventus e Milan, che ogni tanto vanno a controllare le sorti dei galiziani. Perché può sembrare strano, ma c'è stato un anno in cui la bestia nera delle italiane in Champions si chiamava proprio Deportivo La Corugna. Sono i primi anni del 2000, a La Corugna si respira aria di grande calcio, anche grazie all'arrivo sulla panchina del Depor del basco Javier Irureta, elegante tecnico che 10 anni prima aveva stupito tutta la Spagna conducendo il modesto Real Oviedo fino alla qualificazione in Coppa UEFA. Quando Irureta arriva alla Corugna, in Galizia si apre un lustro da appendere nella Hall of Fame del calcio europeo. Il Depor vince il suo primo e ancora unico titolo in Liga, ma la stagione più memorabile è la 2003-2004. Walter Pandiani, Diego Tristan e Albert Luque si prendono sulle spalle il Depor, che dopo 3 partite ha già 1,5 piedi agli ottavi. L'unico inciampo, non troppo piccolo, in casa del Monaco. Il Deportivo La Corugna prende ben 8 gol nel giro di un'ora, ma con delle maglie bellissime. Agli ottavi l'incrocio mette di fronte la Juventus scudettata di Marcello Lippi. Quello che per i bianconeri poteva sembrare un sorteggio benevolo si trasforma in un incubo. Luque fa esplodere l'Estadio Riazor, mentre al Delle Alpi la Juve perde Del Piero dopo soli 3 minuti e la pioggia diventa tempesta quando l'uruguaiano Walter Pandiani fa quello che vuole tra Montero e Ferrara, espugnando il fortino bianconero. È lo stesso Pandiani ad aprire le marcature davanti ai 60.000 spettatori di San Siro, ma devono ancora salire in cattedra Shevchenko e Kakà prima di una delle più belle punizioni calciate da Andrea Pirlo con la maglia del Milan. All'andata finisce 4-1. Le probabilità che non riuscissimo a passare il turno erano pari a quelle di vedere prima o poi Gattuso laureato in lettere. Già pensavamo alla semifinale, come se ce l'avessero cucita addosso prima di salire sull'aereo per la Galizia. È proprio Andrea Pirlo a scrivere queste parole nel suo libro Penso quindi gioco. Quello che esce fuori dall'estadio Riazor è una masterclass su come ribaltare il risultato iniziale, sfruttando anche il clima incandescente dello stadio di casa. La squadra di Irureta diventa conosciuta in tutta Europa come il Super Depor. A fermare la volata Champions di questa squadra fantastica sarà il fischietto di Pierluigi Collina e il rigore trasformato da Derlei, che manderà alla finale di Gelsenkirchen il Porto di José Mourinho, futuro campione d'Europa. Ah, comunque in questo momento il Depor gioca addirittura in Serie C spagnola, anche se è prima in classifica e sta cercando di risalire, almeno in Serie B. È una delle storie più romantiche della Champions. L'Apoel del 2011, come spesso succede nella storia dei ciprioti, è una colonia di brasiliani e portoghesi, capitanata dal serbo Ivan Jovanovic. L'avventura parte dai primissimi turni preliminari. La prima gara addirittura il 13 luglio in Albania, in casa dello Skënderbeu. Per arrivare anche solo a giocarli i gironi, l'Apoel deve disputare ben 6 partite e segnare 11 reti contro Skënderbeu, Slovan Bratislava e Wisla Cracovia. La coppia d'attacco ovviamente è composta da 2 brasiliani, da una parte Gustavo Manduca e dall'altra Ailton. Il preparatore dei portieri dell'Apoel si chiama Foto Stracoscia, esattamente il padre dello Stracoscia portiere della Lazio. Manduca e Ailton iniziano a mettere in riga le avversarie europee. Prima lo Zenit, poi il Porto e la sconfitta finale con lo Shakhtar non scalfisce un incredibile primo posto nel girone per il club cipriota. La cosa strana è che nel proprio campionato l'Apoel fatica
E così nel giro di pochi giorni prima va a perdere in casa del non proprio irresistibile Anorthosis Famagosta e poi in Champions blocca l'Olympique Lione fino ai calci di rigore agli ottavi di finale. L'eroe dell'Apoel si rivela il portiere Dionysios Kiotis, che intuisce i rigori di Lacazette e Bastos e consente all'Apoel di giocare un assurdo quarto di finale contro il Real Madrid di José Mourinho con Cristiano Ronaldo e compagni. Il tecnico dei Blancos, nella conferenza stampa prepartita, usa la filosofia del basso profilo. Noi saremo favoriti per storia e potere economico del nostro club, ma il calcio è il calcio, non rispetta le leggi economiche. Belle parole, anche se i 12 milioni che percepisce il solo CR7 nel 2012 coprono l'intero monte ingaggi dell'Apoel, che comunque si chiude a riccio fino a quando Benzema e Kakà nell'ultimo quarto d'ora fanno saltare il banco. Il ritorno al Bernabeu, al netto delle 5 scopole prese, sono comunque un'ottima passerella soprattutto per Gustavo Manduca, che si congeda così dalla Champions. Se in Bolivia pronunciate il nome di Platini, la prima immagine che viene evocata non è quella del francese tre volte pallone d'oro, ma di Erwin Platini Sanchez, centrocampista, idolo boliviano degli anni 2000. Suo il gol che nel 2001 stappa la partita tra Boavista e Desportivo Aves, quella che regalerà il primo titolo in assoluto di campioni di Portogallo al club con la divisa a scacchi. Il Boavista entra per la seconda volta nella storia nel salotto buono della Champions League, ma Erwin Sanchez e compagni lo fanno a 100 all'ora, passando in vantaggio dopo appena 3 minuti ad Anfield Road e costringendo il Liverpool all'1-1 finale. Il Boavista, che in squadra comprende anche un 19enne José Bosingua, batte senza problemi anche Dinamo Kiev e Borussia Dortmund e in pratica si assicura il passaggio del turno, tanto che nelle 3 gare di ritorno basta un solo punticino, ancora con Liverpool, per assicurarsi il secondo posto dietro ai Reds. Nell'economia del Boavista versione europea pesano molto anche i 5 gol consecutivi di Elpidio Silva. Un attaccante non amatissimo dai tifosi del Porto, dato che l'anno prima, nella gara decisiva per il titolo, ci mise una mano che l'arbitro non vide. È ancora una Champions con il vecchio formato, e allora, nel secondo girone, ci sono i colossi di Manchester United e Bayern Monaco, con cui i portoghesi non segnano neanche un gol in 4 partite, e salutano quella che ancora oggi è la loro ultima partecipazione alla Champions. Il Boavista sognerà ancora in Europa l'anno successivo, arrivando fino alla semifinale di Coppa UEFA. Poi però verrà coinvolto nello scandalo del fischietto d'oro, una sorta di calciopoli in salsa lusitana, e quindi verrà retrocessa addirittura nella Serie B portoghese. Chi è Ivica Osim? Il condottiero del fastidiosissimo Sturm Graz del 2000 è bosniaco e resterà nella storia per essere stato l'ultimo commissario tecnico della nazionale della Jugoslavia prima dello scioglimento del 92. Ivica Osim, quando approda in Austria, ha già vinto sia con il Partizan Belgrado che in Grecia con il Panathinaikos e nel 1998 porta lo Sturm Graz per la prima volta sul tetto d'Austria. Sono gli anni del triangolo magico Mario Haas, Hannes Reinmeier, Ivica Vastic. In difesa Franco Foda, l'attuale CT della nazionale austriaca. La prima edizione della Champions che si apre nel nuovo millennio vede ai nastri di partenza anche lo Sturm Graz, che conserverà gelosamente un preziosissimo record europeo. È la prima squadra a vincere il proprio girone dopo aver perso nelle 6 partite per 2 volte 5-0. La prima subito all'esordio ad Ibrox in casa dei Glasgow Rangers. Gli austriaci vengono letteralmente presi a pallate. I Gers vanno a segno con Ronald de Boer, gemello del futuro allenatore dell'Inter, e Van Bronckhorst, in procinto di passare all'Arsenal. Sbagliano un rigore e prendono anche un palo. Altri 5 schiaffi nel Principato di Monaco, accolti da una tripletta in 28 minuti dell'italiano Marco Simone. Decisamente più dolce invece la prima in casa contro il Galatasaray nello stadio dello Sturm Graz, che ha una storia abbastanza particolare. Venne dedicato all'attore Arnold Schwarzenegger, che da quelle parti ci è nato.
Tutto bene fino al 2005, quando Schwarzenegger, che nel frattempo era stato eletto governatore della California, negò la grazia al condannato a morte Stanley Williams. Le istituzioni austriache non gradirono e nel giro di pochi giorni, dallo stadio di Graz, venne cancellato il nome di Schwarzenegger. Nome che comunque porta fortuna in quella campagna di Champions League. 3 vittorie su 3 in casa e pazzesco primo posto nel girone. Il secondo raggruppamento però rimane una gita fuori porta per il piccolo Sturm Graz. Tempo di un altro 0-5, stavolta in casa contro il Valencia, e di vedere da vicino l'Old Trafford senza mai tirare in porta. La sconfitta 3-0 a Manchester del 13 marzo 2001 è ancora l'ultima gara di Champions League giocata dallo Sturm Graz. La Champions League 2012-2013 è la sintesi dell'esperienza mordi e fuggi degli sceicchi nella città andalusa. Tutto ha inizio nel 2010, quando lo sceicco qatariota Al Thani acquista il Malaga per circa 36 milioni di euro. Un club modesto che nel giro di 2 anni si trova catapultato in Champions League con Joaquin, Tulalan, Isco, Julio Baptista e un monte ingaggi quadruplicato. In Andalusia c'è l'illusione di essere diventati la nuova competitor di Barça e Real. Illusione sempre più concreta perché nel raggruppamento con Milan, Zenit e Anderlecht, la squadra allenata da Manuel Pellegrini non perde mai. Il 21enne Isco si rivela al mondo proprio passando da Malaga e dallo splendido gol siglato agli ottavi di finale contro il Porto, che contribuisce a mandare ai quarti gli andalusi. Addirittura i bookmakers iniziano ad abbassare terribilmente le quote che pronosticano il Malaga in finale di Champions. E chissà come sarebbe andata a finire se il gol di Felipe Santana all'ultimo secondo della gara di ritorno dei quarti di finale contro il Borussia Dortmund non avesse permesso alla squadra di Klopp di passare 3-2 e strappare i biglietti per le semifinali. Nel frattempo il Malaga sparisce dal grande calcio nel giro di un anno, dopo che lo sceicco Al Thani decide di chiudere i rubinetti dalle casse del club e tornare in Qatar. In questo momento il Malaga fatica in seconda division e quelle poche stagioni resteranno come una grande illusione europea. Queste sono 5 storie di squadre che hanno compiuto l'impresa non solo di essere arrivate in Champions, ma anche di aver passato la fase a gironi. Sicuramente ci siamo dimenticati tantissime altre squadre, ma scrivetecelo nei commenti se ci siamo dimenticate qualcuna in particolare. Chiaramente iscrivetevi al canale, continuate a seguirci, Calcio di Periferia.